Gennaio 2013, al Franchi di Firenze si gioca un delicato quarto di finale di Coppa Italia. Da una parte la viola di Montella, dall'altra la magica di Zdeněk Zeman. Il maestro si volta verso la panchina e chiama un ragazzo a riscaldarsi. Nessuno sa chi sia. Si tratta di un attaccante della Primavera, voluto fortemente da Walter Sabatini. È molto giovane, ma dimostra una spiccata personalità. Indossa la maglia numero 50, anche se in Primavera è il vero numero 9 dei ragazzi di Alberto De Rossi. La Roma però segna con destro e Zeman inserisce un difensore. Debutto rimandato per il 50 giallo-rosso. Se ve lo stavate chiedendo, si chiama Alexis Ferrante. Sì, proprio lui. Ma facciamo un passo avanti. Le strade dopo anni si ricongiungono. Si aspettava il top player per l'attacco e alla fine è arrivato. Alexis Ferrante, argentino naturalizzato italiano, classe 1995, è infatti il nuovo acquisto del calcio Foggia 1920. Attaccante in grado di occupare più posizioni nella metà campo avversaria, Jonathan Alexis è un calciatore di movimento e dallo spiccato senso del gol. Oltre 200 reti in carriera con le diverse compagini del calcio italiano. Nasce a Buenos Aires, ma a soli 12 anni si trasferisce in Italia, dove cresce prima nel San Colombiano e poi nel Piacenza. Proprio con i Lupi Piacentini fa il suo debutto, appena quindicenne in Lega Pro. Poche presenze con i biancorossi bastano ad Alexis per far innamorare l'allora direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, che senza indugi lo porta nella capitale. Come lo stesso Ferrante racconta, la Roma stava seguendo anche il neocampione d'Europa, Andrea Belotti, che fu scartato in favore di Alexis per il fattore anagrafico e per l'amore incontrastato di Sabatini nei confronti dell'italo-argentino. L'esperienza con i giallorossi è un laboratorio di crescita per un talento pronto a decollare nel calcio che conta. Ma come tutte le storie, le cose non vanno sempre come ci si aspetta. A seguito di qualche ragazzata e scelta sbagliata, Ferrante si ritrova senza club, dopo aver giocato in prestito per le formazioni di L'Aquila, Lumezzane, Lucchese e Savoia. Il passaggio dei capitolini all'Atletico Lisbona sembra solamente una formalità, ed invece Ferrante si svincola anticipatamente per firmare con i portoghesi e il tutto si conclude con un nulla di fatto. Alexis ha qualche rimpianto e deluso, ma per indole non si arrende. Riparte dai dilettanti, prima in Molese e poi Albano. Arriva fino alla Serie B con la maglia del Brescia nel gennaio del 2017. Un nuovo risvolto per la nostra storia, con Ferrante che si rilancia e guadagna altre esperienze con Pisa, Fano e Ternana, quest'ultima nella passata stagione. E il tigre argentino, così soprannominato dai suoi sostenitori, non ha social e ha un forte rapporto con la sua famiglia, in particolare con sua figlia Jasmine. Ama i tatuaggi, uno in particolare recita: "Mi famiglia, i football, son los Ho sentito stemmi vida". Il suo idolo calcistico è Batistuta, non a caso argentino e con un passato alla Roma. Tra le curiosità di questo attaccante, certamente le presenze con la maglia azzurra per ciò che riguarda l'Europeo Under 17 e la vittoria di due titoli con la Primavera giallorossa, oltre al trionfo nel girone C di Lega Pro con le Fiere nell'annata appena trascorsa. D'avversario ha incontrato 3 volte il Foggia ed è riuscito anche a siglare una rete nel precedente tra Savoia e Satanelli nella Serie D 2014-2015. La storia, solamente abbozzata con il maestro nel gennaio del 2013, è pronta ad un sequel degno dei migliori registi. Ferrante riparte da Foggia e da Zeman, e questa volta la Tigre vuole lasciare il segno.